La Corrida 2018 con Conti, Liberatore Rosso Lillo vince la prima puntata. Chi ha vinto la prima puntata della Corrida con Carlo Conti? Il contadino Liberatore. La Corrida è tornata in TV, su Rai 1. A condurla Carlo Conti con la collaborazione di Ludovica Caramis, ex professoressa dell'Eredità nonché moglie del calciatore Mattia Destro. Tanti e diversi dilettanti allo sbaraglio che si sono messi in gioco nel corso della prima puntata della nuova edizione. Ma chi ha vinto? Ad aggiudicarsi la prima puntata è stato Liberatore Rosso Lillo, il contadino di 92 anni che ha suonato l'organetto. La musica dell'uomo ha entusiasmato il pubblico, che l'ha così proclamato vincitore della serata. Chi è Liberatore Rosso Lillo? Il vincitore della prima puntata della Corrida. Rosso Lillo Liberatore ha 92 anni, in passato ha lavorato come contadino, e da sempre ha una grande passione per l'organetto. Abita a Monte Calvo Irpino, piccolo paesino in provincia di Avellino. L'uomo si è presentato alla corrida con un organetto tradizionale, che ha 140 anni e viene tramandato di generazione in generazione. Ero contadino, sono contadino, e sarò sempre contadino, il mestiere più bello e tranquillo del mondo, ha risposto Liberatore a Carlo Conti. E al momento della proclamazione, Rosso Lillo non ha esitato a confessare, un po' ci credevo nella vittoria finale.